tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il coronavirus nelle Marche, sono 159 i positivi, di cui 20 ricoverati in terapia intensiva. Il grande lavoro di medici e infermieri di Marche Nord, la struttura ospedaliera diventata punto nevralgico dell'emergenza. La presidente della Carnevalesca, Maria Flora Giammarioli, positiva al coronavirus. Lei rassicura, sto bene. Il governatore Ceriscioli, accompagnato dal sindaco di Pesaro Ricci, hanno visitato il pronto soccorso del San Salvatore e il reparto di terapia intensiva. Da oggi scatta l'obbligo di munirsi dei seggiolini antiabbandono all'interno delle automobili, multe per i trasgressori. A Gimara di Fano proseguono i lavori di urbanizzazione, al via le asfaltature. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV. Il Covid-19, il numero delle vittime nelle Marche rimane fermo a 4, aumenta però il numero dei positivi. Vediamo. Il picco dei contagi, dicono gli esperti, purtroppo è ancora davanti a noi e quindi anche questa giornata i numeri del contagio e della situazione dei nosocomi regionali sono ancora in aumento e anche di valori estremamente significativi. Ciò che di positivo è da registrare è che anche oggi non si registra nessun decesso tra i casi in terapia intensiva più critici che al momento rimangono stazionari. Il dato generale dei positivi sale a 159, 35 in più di ieri, su 585 tamponi effettuati. Maggiore il numero dei positivi rimane sempre su Pesaro, 126. Stabile anche il numero dei ricoverati più gravi in terapia intensiva, che rimane fermo a 20, altro dato incoraggiante, mentre aumentano i ricoverati non intensivi, che sono 73. Quello che rimane però un dato allarmante è il numero degli operatori sanitari che sono in quarantena domiciliare, che quindi non possono prestare servizio nelle strutture, che invece stanno subendo il contraccolpo dell'emergenza sanitaria. Dai 116 della giornata di ieri siamo passati ai 183 di oggi e dove Ancona purtroppo segna il valore più alto con 46 operatori sanitari fuori servizio in sole 24 ore, mentre su Pesaro si rimane fermi ai 65 sanitari in isolamento. Anche il dato generale rispecchia questa impennata di persone in isolamento, sfiorando le 1000 unità. Dalle 700 di ieri oggi siamo saliti a 981 persone in quarantena. E per fronteggiare il coronavirus sono in arrivo 100 nuovi infermieri. Il presidente della regione Luca Ceriscioli, durante la visita alla nuova struttura del pre-triage del pronto soccorso degli ospedali riuniti di Ancona, lo ha annunciato ai presenti, allestita dalla Protezione Civile, servirà questo pre-triage a filtrare i pazienti che manifestano sintomi da coronavirus. Accompagnato dal direttore generale Michele Caporossi, ha anche incontrato il gruppo di crisi dell'azienda ospedaliera. Caporossi ha annunciato l'assunzione di un centinaio di nuovi infermieri. Entro il 16 marzo arriveranno i primi 57, seguiti da un nuovo contingente di operatori. Provengono dal concorso Lampo che abbiamo concluso. In 72 ore è stato definito il concorso e le graduatorie. E Ceriscioli, insieme a Ricci, prima di andare alla Torrente di Ancona, ha visitato i reparti dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, in particolare il pronto soccorso e la terapia intensiva. L'ospedale di Pesaro, così come quello di Fano, è in prima linea assieme a tutta l'azienda Marche Nord per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Personale e strutture stanno gestendo con professionalità e senso del dovere una situazione senza risparmio di forze, lottando anche contro la cura dimagrante che il personale sanitario ha subito per le quarantene di ben 116 colleghi e che fronteggiano quindi un'emergenza che non era ipotizzabile. È tutto in divenire man mano che passano le
ore e la situazione evolve. Oggi è stato il giorno in cui la politica e le istituzioni regionali hanno fatto sentire la vicinanza alle maestranze e ai pazienti. Il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, e il sindaco, Matteo Ricci, assieme ai vertici di Marche Nord, hanno visitato i punti nevralgici della struttura, come la terapia intensiva, divenuta ormai un riferimento, e fatto anche il punto della situazione. Adesso è un'importante ragione, l'importante è che questa grande azione di prevenzione sia partita. Siamo qui a fare una visita all'ospedale, prima di tutto per ringraziare tutti quelli che ci lavorano, perché è chiaro che questa situazione straordinaria ha costretto le persone a turni massacranti, a dover sostituire chi è stato in quarantena perché è venuto a contatto con dei malati, non aspettandosi ovviamente il virus. E notizie buone ce le abbiamo, perché molti di quelli in quarantena hanno fatto il test dopo gli 8 giorni e sono negativi, la stragrande maggioranza. E in secondo luogo con i dirigenti per fare il quadro, perché è una situazione in costante evoluzione, noi dobbiamo sempre preparare quello che verrà più avanti. Molto bella notizia di imprese che vogliono donare macchinari, ci servono sicuramente, perché i numeri che dovremo affrontare ancora oggi non lo sappiamo. E ci sono dei limiti strutturali rispetto alle macchine che si hanno, eccetera. Un privato può anche comprare direttamente, può saltare ogni burocrazia, e sarebbe un bellissimo aiuto in questo momento. C'è l'idea di una comunità che rispetto a un problema si sta attrezzando e risponde. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, pur nella consapevolezza della difficoltà del momento, vuole tenere e trasmettere ai suoi concittadini un atteggiamento di reattività e positività, affrontando la situazione da 3 angolature differenti. Il resto, noi come amministratori abbiamo 3 fronti contemporanei da tenere in piedi: il primo, quello sanitario; il secondo è quello di tranquillizzazione della gente, perché è evidente che se ci facciamo prendere dal panico diventa tutto più complicato, più complicata l'emergenza sanitaria, più complicata la situazione economica. E quindi la situazione dal punto di vista sanitario è sotto controllo, i medici stanno facendo un ottimo lavoro, dobbiamo avere fiducia in loro e ovviamente dobbiamo aiutare tutti con i nostri comportamenti. Dall'altra dobbiamo sostenere l'aspetto economico, perché sono sempre di più i casi nei quali operatori, commercio, turismo mi chiamano disperati, ordini che prenotazioni che vengono cancellate, prenotazioni ai tavoli dei ristoranti che vengono cancellate. Quindi avremo settimane difficili dove dovremo tenere un grande equilibrio tra i 3 fronti, quello sanitario ovviamente che è il primo, quello di tenuta psicologica della comunità e di collaborazione della comunità, e quello anche economico che, come dire, sta diventando giorno dopo giorno drammatico. E tra le 159 persone che risultano positive al Covid-19 c'è anche la presidente dell'ente carnevalesca di Fano, Maria Flora Giammarioli. Maria Flora Giammarioli, che è collegata con noi telefonicamente. Buonasera Maria Flora. Buonasera a tutti voi. Allora, innanzitutto le chiedo subito come sta. Ma io, diciamo, mi sento discretamente, come una normale influenza, anzi forse anche qualcosa meno, insomma, ecco. Quindi come se sintomi fisici, un po' di tosse e basta, non è che ho niente di particolare, insomma. Senta, quando ha scoperto di essere positiva al coronavirus? Ma l'ufficialità l'ho avuta questa mattina, nel senso che io mercoledì pomeriggio ho avuto un po' di febbre e quindi il medico mi ha mandato al pronto soccorso, e al pronto soccorso mi hanno fatto tutti gli accertamenti, tra cui il tampone. E poi mi hanno detto, ovviamente, finché non ha il risultato rimanga a casa. Io quindi da mercoledì sono a casa e questa mattina mi hanno dato la conferma della positività. Ecco, secondo lei quando potrebbe aver contratto questo virus? Non ne ho la più pallida idea, sinceramente, perché io ho avuto la febbre solamente mercoledì, quindi non saprei, non ho avuto sintomi, quindi non lo so. Andando, non sono un medico. Certamente andando a ritroso, purtroppo capita in mezzo anche la domenica di Carnevale. Adesso io non voglio allarmare nessuno e questo non è il momento, però insomma lei ha pensato anche a questa eventualità, possibilità, ha dato un elenco delle persone con le quali ha avuto maggior contatto? Certo, ovviamente ci ho pensato, però ecco, da come mi è stato detto, io ovviamente ho dovuto dare un elenco di persone che sono state a stretto contatto con me, e ho dato 29 nominativi, perché io ho chiesto, ma con che criterio vi devo dare i nomi? E il protocollo mi ha detto, il protocollo è questo: persone che sono state a contatto con lei per almeno un quarto d'ora, 20 minuti, a parlare vis-à-vis a meno di un metro. Questo è, quindi non sono tante,
nel senso che non è che se io e lei prendiamo un caffè adesso due minuti, anche se io sono positiva, lei prende il virus. Chiaro, ci deve essere un tempo abbastanza lungo, che sono questi 15-20 minuti, quindi ho dato 29 nominativi. Senta Maria Flora, adesso come cambia la sua vita, la sua quotidianità? Ah niente, sono 15 giorni a casa, dopodiché tra 15 giorni il medico mi verrà a visitare e dichiarerà se sono guarita o meno, come una normale influenza. Non so se mi rifaranno il tampone alla fine di questi 15 giorni, probabilmente, immagino, però non mi hanno dato né medicinali né niente. Devo solo stare a casa riposata e basta. Ecco, immagino che dovrà evitare, come prevede appunto il protocollo, il contatto con le persone, anche con i familiari. In questo caso c'è qualcuno che comunque l'aiuterà, immagino, no? Sì, certo. Devo ovviamente evitare il contatto, quindi sono a casa da sola. E poi ho amici, parenti che se ho bisogno mi mettono in ascensore quello di cui ho bisogno e io tiro sull'ascensore e me lo prendo a casa. Quindi senza grosse difficoltà, certo, devo stare 15 giorni a casa e mi diletterò in cose che normalmente non riesco a fare, quindi d'altronde così è. Avrà tempo per guardare di più Fano TV, dai. Guardare di più Fano TV, sì, okay. Vabbè, era una minaccia, ho capito. Ok, allora ci risentiamo anche nei prossimi giorni, così aggiorniamo il nostro pubblico sul prosieguo di questa cosa. Bene, grazie Maria Flora Giammarioli. Certamente, grazie a voi. Un grandissimo in bocca al lupo, auguroni. Viva. Andiamo avanti con il telegiornale, continuiamo a parlare di coronavirus e in particolare di riorganizzazione dell'azienda ospedaliera Marche Nord, perché come ormai è noto la provincia di Pesaro Urbino ha il numero più alto di casi positivi, dunque gli ospedali di riferimento dell'azienda ospedaliera Marche Nord ha dovuto rivedere un po' tutto quanto. Abbiamo intervistato questa mattina il direttore generale dell'azienda Marche Nord, Maria Capalbo. Dal 26 febbraio, giorno in cui i primi pazienti positivi al Covid-19, i due coniugi ottantenni fanesi, sono entrati al San Salvatore, è partita la macchina dell'emergenza per la sanità locale. Pesaro è divenuto immediatamente centro di riferimento, grazie ai macchinari di cui dispone, per dare una pronta risposta alle esigenze di inquadramento e gestione dei pazienti man mano che arrivavano i ricoveri in terapia intensiva. Fano e Pesaro si sono dotati prima di altri del pre-triage, un punto focale di questa lotta per evitare il propagarsi del contagio tra pazienti e personale sanitario, perché è questo il punto cruciale di tutta la battaglia. È qui che si fa la differenza, è qui che si preservano medici ed infermieri per curare i pazienti che continueranno nell'immediato ad arrivare. Ed è proprio da questo modulo multifunzionale posto fuori dal pronto soccorso, come a Fano anche a Pesaro, che è partita la visita istituzionale di questa mattina sulla linea del fronte, che presto verrà rinforzata anche grazie all'assunzione di una ventina di nuove unità che verranno a dar manforte al personale attuale. In situazione di emergenza in cui il lavoro raddoppia e purtroppo il personale diminuisce perché i contatti con pazienti positivi vengono messi in quarantena per la sicurezza del personale stesso, diventa un problema grosso, perché per chi rimane il lavoro quadruplica. Hanno tutti dimostrato una grandissima professionalità, si sono offerti per coprire i turni mancanti, per lasciare a casa colleghi che erano evidentemente più stanchi in quel momento, altri hanno preso il loro posto e anche tutti quelli che sono a casa in quarantena e quindi sono costretti a non venire a lavorare, chiamano continuamente chiedendo quando possono tornare, perché vogliono dare il loro contributo. Sono
veramente un gruppo meraviglioso. Ma tutta l'azienda Marche Nord si sta riorganizzando per affrontare al meglio questa emergenza. Abbiamo organizzato una medicina d'urgenza con 11 posti letto con stanze singole, dove praticamente arrivano i pazienti screenati col loro percorso che sono sospetti o accertati. Abbiamo creato un OBI, quindi un'osservazione breve di 14 letti con i pazienti che sono sospetti e che sono in attesa dell'esito del tampone. Lo sforzo più grosso, più grande è stato quello di creare, rispetto alle due rianimazioni ordinarie, due rianimazioni contumaciali per i pazienti positivi intubati. Allo stato attuale abbiamo 15 posti letto di rianimazione contumaciali divisi, 7 su Fano tutti occupati, 8 su Pesaro tutti occupati, e allo stato attuale stiamo vedendo cosa fare, perché i pazienti che hanno necessità di questo tipo purtroppo sono in aumento. Restiamo a Pesaro perché Lino Balestra ha fatto un giro in città e ha raccolto un po' di impressioni. Come state vivendo un po' questa situazione qui a Pesaro? Qual è l'umore, lo stato d'animo? Beh, noi lavoriamo in ospedale, quindi ecco, comunque quindi... il clima si sente, non è leggero, perché tanto c'è da far tanto, è tutto bloccato, le persone sono tante, però si prendono le dovute precauzioni e si fa. Insomma, siete chiamati a un bel carico di lavoro. Sì, dipende insomma dal dipartimento dove si lavora, forse di più in pronto soccorso, però con le dovute precauzioni si lavora tanto e ci si dà una mano tutti, insomma. L'umore tra di voi com'è? Ci si aiuta a vicenda, ognuno fa quello che può e quello che c'è bisogno di fare si fa, senza troppe domande. Come sta vivendo da pesarese questa situazione un po'? Non pesarese io. Di dov'è? Gabisemara, provincia di Pesaro. Ecco, quindi comunque sia, voglio dire, questa situazione la sta preoccupando, il coronavirus? Sì, sto preoccupando, bisogna stare attenti. Stare attenti, prendere un po' di precauzioni. Sì, esatto. Lei adesso entra in ospedale, non c'è un po' paura di... Esatto, sì. Come vivete un po' voi questa situazione qui su Pesaro? Beh, molto triste, anche non c'è nessuno in giro. Adesso io devo fare una prenotazione, poi vado a prendere i bambini perché ho 4 nipoti e quindi sono impegnata con loro la mattina. La situazione non è facile, cioè io non ho paura per me, ma... tutto è molto pesante. Il clima è un po' così. Pesante. Sì. E l'azienda Marche Nord fa sapere ai suoi pazienti che momentaneamente, per ridurre al massimo gli affollamenti in base alle disposizioni ministeriali, la farmacia interna dell'azienda ospedaliera resterà a disposizione degli utenti solo per il ritiro dei farmaci improcrastinabili. Il prefetto di Pesaro Urbino questa mattina ha presieduto la riunione del Comitato del Centro Coordinamento Soccorsi per l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Oltre al prefetto erano presenti i vertici delle Forze Armate e Militari, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, oltre a varie componenti istituzionali che hanno definito le modalità operative necessarie per garantire un costante flusso di informazioni e raccordo tra autorità sanitarie e amministrazioni locali per assistere adeguatamente chi è in isolamento domiciliare, attraverso un numero di telefono dedicato col quale chi si trova in questa quarantena o sia in difficoltà possa immediatamente contattare le autorità. Infine, si è deciso di rendere quotidianamente operativa fin da domani la sala operativa integrata, dove si riunirà giornalmente il Comitato per un costante monitoraggio della situazione in contatto con la Protezione Civile regionale. Cambiamo argomento. Da oggi entra in vigore il dispositivo antiabbandono da inserire all'interno dell'automobile. Ovviamente è un dispositivo che serve per evitare di dimenticare i bimbi a bordo. E vediamo questo servizio. Fatto.
Da oggi non saranno più giustificati i genitori con bambini di età inferiore ai 4 anni privi di sistemi anti-abbandono in auto, accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore. L'obbligatorietà di munirsi del dispositivo per il seggiolino in automobile era scattata già dal 7 novembre scorso ed entra ad oggi in vigore in tutte le sue parti l'articolo 172 del Codice della Strada. La norma vale esclusivamente per gli italiani alla guida di mezzi con targa tricolore o stranieri che risiedono nel nostro paese anche se hanno un mezzo con targa straniera. Il funzionamento dei dispositivi è semplice: attraverso dei sensori di pressione riescono a rilevare se il seggiolino è occupato oppure no. In commercio si possono trovare diverse tipologie. Al momento si vende soprattutto questo qui della Chicco, che viene agganciato alle cinghiette del bambino, agli spallacci, e poi il tappetino. Noi vendiamo molto bene questo qui dell'inglesina, l'Allipad. Sono questi due, l'Allipad o il tappetino viene messo nella seduta del seggiolino e quando il bambino viene seduto sopra automaticamente si collega al Bluetooth del cellulare. Questo invece deve essere agganciato di volta in volta, quindi vi ha inserito negli spallacci, come dicevo prima, eccolo qua, così, e la mamma o il papà di volta in volta devono chiuderlo così, attivarlo. Quando poi fanno scendere il bimbo devono disattivarlo in questa maniera. I dispositivi riescono in qualche modo a soddisfare la richiesta dell'utenza attualmente? Sì, anche se molti li vedono un po' come una cosa troppo macchinosa, un po' difficile da utilizzare. Attualmente è possibile richiedere un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato entrando nella piattaforma bonusseggiolino.it e inserendo le credenziali SPID, sistema pubblico di identità digitale. Il rimborso vale anche per i dispositivi acquistati in precedenza, previa compilazione dell'apposito modulo allegando lo scontrino la ricevuta fiscale. Con l'entrata in vigore della nuova normativa inizieranno anche le sanzioni per chi non è ancora munito di un sistema antiabbandono, previste dagli 83 ai 333 euro con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Lei l'ha acquistato, signora? Sì, sì. Lei la mamma? Sì. Sì, sì. Ce l'ha già. E ogni tanto mi arriva un messaggio quando lei magari scende un attimo, il messaggio a me, il nome del seggiolino, Tippi Giovanni. E poi ti dà la mappa di dove si trova il bimbo, cioè la macchina. Quindi questi dispositivi sono efficaci per questa tipologia? Per il momento, adesso diciamo, fortunatamente non è mai successo che è stato abbandonato, però diciamo arrivano questi messaggi con la mappa dove si trova il bambino e già è molto importante. Assolutamente sì, perché comunque ci sono tante persone consapevoli, però purtroppo ci sono ancora troppe persone ignoranti e quindi è assolutamente necessario un intervento del genere per proteggere i cuccioli. Questa è una cosa ottima, sono pienamente d'accordo. Provvederà? Come no, c'ho un nipotino di 3 anni, pienamente sono proprio contenta di questa cosa. Dimenticare un figlio all'interno dell'abitacolo della vettura può avere anche dei risvolti giudiziari. Il guidatore può essere punito con la reclusione dei 6 mesi a 5 anni. Se poi il piccolo subisce lesioni fisiche, la pena sale da un minimo di 1 a 6 anni, mentre se muore causa di ipertermia, cioè l'aumento della temperatura in pochi minuti causata dai finestrini chiusi, la pena del conducente può variare da 3 a un massimo di 8 anni. A Gimara di Fano sono iniziati i lavori di asfaltatura. Vediamo. Proseguono i lavori delle opere di urbanizzazione dei lotti in via di Rindella Gimarra di Fano. La ditta incaricata dal comune sta proseguendo l'avanzamento di asfaltatura delle strade, il cui progetto prevede anche la realizzazione di alcuni parcheggi. I lavori ripresi da novembre 2018 termineranno nella via interessata, da come dicono gli amministratori, tra circa una settimana. Si è ridato la giusta risposta ad una situazione che si era fermata molti anni addietro. Noi abbiamo fatto delle scelte
scelte, qualcuno le aveva anche criticate, ma il tempo è galantuomo e dimostra che quando si fanno le scelte con senso di responsabilità e con lungimiranza poi i risultati arrivano. E la risposta è questa, oggi abbiamo finito tutte queste opere di urbanizzazione in questo quartiere che vedeva già siti abitativi già abitati con grosse difficoltà. Quindi è un'ulteriore dimostrazione che quando ci impegniamo a fare delle cose diamo delle risposte concrete. Nello specifico, i lavori di urbanizzazione del tratto che collega con Via del Carmine è stato suddiviso in tre settori specifici. Riguardano tutte le opere di urbanizzazione, quindi strade, parcheggi, marciapiedi, pubblica illuminazione, raccolta dell'acqua piovane, fogne, e quindi rendono di fatto praticabile questa zona di quartiere che era nei fatti abbandonata ed era impossibile viverci. Questa è la prima fase dove l'impresa Satise e Lucarelli stanno completando, quest'oggi hanno iniziato a fare gli asfalti, ci sarà il tappetino di usura e quindi sarà presto anche funzionante la pubblica illuminazione. Questa è la prima fase che riguarda l'area delle villette. Poi c'è un'altra fase che riguarda invece l'area delle palazzine che erano state lasciate dalla ditta fallendo, che era fallita praticamente al grezzo, che in questi giorni ugualmente stanno andando avanti, saranno finiti tra 2 o 3 mesi, e che appunto riguarda tutte le opere di urbanizzazione, parcheggi, strade, marciapiedi, illuminazione pubblica, e che sono relativi al recupero anche di quei palazzi lasciati al grezzo incompiuti che il fondo Cives, con la quale l'amministrazione ha messo in piedi questa operazione, sta completando appunto in maniera tale da che possano essere disponibili per abitazioni di housing sociale. Adesso guardate queste immagini che sono state girate oggi pomeriggio da una nostra reporter di strada, Giulia, a Torrette di Fano, in un tratto di spiaggia compreso tra lo stabilimento Bagnilori e il camping Stella Maris. Nella notte sono stati gettati sulla sabbia alcuni bidoni contenenti della vernice. Il contenuto è fuoriuscito finendo in mare. La segnalatrice, che frequenta spesso quei luoghi per fare delle passeggiate, ci ha riferito anche che non è la prima volta che questo accade. Una settimana fa ignoti hanno gettato nello stesso punto bottiglie di vino, birra e altri rifiuti in barba alle più elementari regole del vivere civile. Torniamo a parlare di coronavirus. Per arginare il rischio di contagio non è possibile, non è più possibile partecipare alle celebrazioni eucaristiche nelle parrocchie la domenica. Dunque, per questo il Vescovo Trasarti domenica prossima alle 10 nella chiesa di San Tommaso presiederà a porte chiuse la Santa Messa, che verrà trasmessa in diretta da Fano TV qui sul canale 17. Sarà un momento per tutta la diocesi di unione con il Vescovo nella preghiera e nell'ascolto della parola di Dio, poter vivere come comunità cristiana del territorio la speranza e la consolazione che viene dalla fede. E dunque appuntamento domenica mattina alle ore 10 su questo canale. E oggi alle 13.30, munito dei conforti religiosi e accompagnato dalla preghiera delle sorelle e dei fratelli del rinnovamento dello spirito, ha lasciato questa terra per raggiungere la dimora eterna il consigliere spirituale nazionale del rinnovamento nello spirito, Don Guido Maria Pietro Grande. Dal 2007 è stato consigliere spirituale nazionale per nomina della CEI, incarico riconfermato anche nel 2011 e nel 2015. Nel 2016 Papa Francesco gli ha conferito, insieme ad altri 1000 sacerdoti, il mandato di missionario della misericordia. Ancora da stabilire la data e il luogo dei funerali. E lunedì 9 marzo alle ore 21 in diretta sul canale 17 di Fano TV ci sarà Primo Cittadino con il sindaco di Colli al Metauro Stefano Guzzi. Per intervenire come sempre questi sono i numeri di riferimento. A seguire dopo di noi, dopo questa edizione del telegiornale, c'è uno speciale dedicato alla disfida nazionale degli chef per il Bacala Feste. È tutto, grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona serata e arrivederci a domani. Ah!